Anna senza amore è un giallo, è rigorosamente un giallo, scritto come omaggio ad Agatha Christie ed è strutturato esattamente come i romanzi di Agatha Christie, perché intendevo specificatamente fare un omaggio a lei. Tuttavia, in realtà è stato un giallo che ho scritto per avere un contorno alla storia di una persona vera, che è Anna senza amore è definita in questo libro, ed è una mia parente, l'unica persona che quando ero piccolo, piccolo, piccolo mi leggesse favole, racconti, storie, e lo faceva nei 3 mesi estivi, quando finita la scuola, lasciavo Milano, venivo qua e tornavo a scuola a casa delle zie che erano maestre, sia l'una che l'altra, per cui era sempre una vita a scuola. Signora si chiamava? Le due maestre si chiamavano Rosa, la madre, e Anna, Anna lei, Bosio Salapo. di cognome. Ah, Rosa. Le maestre Bosio, che molte persone di Villa d'Ossola ancora ricordano. Io ho persino trovato gli allievi, allieve delle mie maestre. Quindi volevo raccontare una storia affettuosa di lei e di questi luoghi, di questi posti, per cui non è un romanzo localistico, è ambientato localmente a Villa d'Ossola, ma è un romanzo a tutto tondo. Io non lo vedo come una cosa che sia ristretta ad un ambito locale. Parla di questi luoghi, delle persone, dei modi persino di esprimersi che ci sono qua, ma ne parla in senso molto generale. C'è cioè un libro aperto. È soprattutto un libro, dopodiché si può leggerlo come giallo, come ricordo di una persona, come un insieme di camei, la figura del poeta Omero, la figura del farmacista, la figura del giardiniere, chauffeur tuttofare, che peraltro ricorda, a me ricorda una persona vera, e alcune persone autentiche, che però so solo io che sono autentiche. Che sono qui riportate in realtà proprio per l'affetto che io conservo di loro, dei loro ricordi. Perché questo Quindi titolo Anna senza amore, signor si professore? chiama Anna senza amore perché lei vive questa vicenda drammatica in cui è sostanzialmente incolpata del delitto. È l'ultima persona che Addirittura. ha servito la pozione avvelenata e quindi ovviamente la persona colpevole. Ma questo è l'aspetto giallo. L'aspetto personale è questo suo essere in qualche modo ostruita nei suoi progetti d'amore e di vita dai fratelli, da uno dei fratelli in modo particolare, si sentiva nel doppio dovere di proteggerla, ed effettivamente è una persona estremamente generosa che poi l'ha protetta tutta la vita, ma nello stesso tempo ne limitava le scelte e che aveva un po' la visione che le persone che non erano, che non si Una vita, conoscevano una bene, che non erano famiglia, dei diciamo. dintorni, che non erano nate tra qui e Torino, perché poi la famiglia Bosio aveva origini Torinesi. torinesi, erano un po' dei forestieri, si erano meridionali ancora di più, siamo negli anni 30, ricordiamoci. Questo l'ha un po' limitata e l'ha un po' costretta senza amore. Senza amore è il modo con cui la chiama il commissario che indaga, il quale è meridionale e coglie indubbio subito la sensibilità, la dolcezza, è anche una profonda ricerca di vita che Anna aveva. Quindi nasce questo che non ha in realtà sbocchi, però è un valore ed è una ricchezza di per se stesso nel momento in cui
nel momento in cui avviene. Io non è che vorrei dire molto di più, io credo che faccia bene leggerlo, perché è un libro che è un pochetto malinconico, io lo riconosco, ma è tanto tanto caldo per il cuore. E insieme è un giallo del quale finora è stato difficile a chi l'ha letto scoprire cosa cavolo era successo prima della fine. Vorrei chiedere una cosa.